Siamo qui con buona parte del corpo insegnante alla scuola media di Procida e parliamo con l'insegnante Stefania che ci dirà un pochettino anche lei le motivazioni di questo sciopero. No, noi siamo veramente indignati di subire una manovra non solo senza essere stati interpellati, ma una manovra che di pedagogico e di educativo non ha nulla. Perché una manovra finanziaria che prevede dei tagli e che va a incidere sulla cultura e sulla formazione è una manovra che porterà l'impoverimento totale del nostro paese, perché laddove non si investe nella cultura e nella formazione delle nuove generazioni si avrà solamente una povertà mentale e culturale, ma quindi anche economica, perché l'Unione Europea insiste soprattutto sulle regioni del sud, ha fornito soldi, ha finanziato progetti per far sì che la cultura di queste regioni sia più elevata, per permettere uno sviluppo economico. Tutto questo ci viene impedito poi da una manovra che sostanzialmente taglia il personale della scuola, taglia la qualità della scuola, fa incattivire noi docenti, che alla fine saremo talmente sempre più arrabbiati che anche la nostra qualità dell'insegnamento subirà dei contraccolpi. Come dice Brunetta, noi siamo dei fannulloni, dobbiamo lavorare per queste 18 ore, anche per una malattia ci viene decurtato lo stipendio. Questo per noi è anche questo una cosa ingiusta, perché noi siamo lavoratori come gli altri, abbiamo gli stessi diritti e non si può assolutamente pensare di tagliare sulla scuola. Nel suo eseguire quest'ordine ha praticamente rivisto tutta la scuola e l'ha rivista in peggio, perché praticamente porta un taglio degli insegnanti, il tempo prolungato, quello che era il fiore all'occhiello di questa scuola è praticamente stato svuotato, c'è soltanto un riempimento orario ma non nei contenuti, non nelle disponibilità, non nelle compresenze. Le compresenze che sono essenziali per poter far andare avanti i laboratori, far andare le attività in modo da poter rendere i ragazzi attivi e partecipi singolarmente, non come gruppo numerico. Ha portato un aumento del numero di alunni per classe, ha portato un numero di ore di lezione inferiore rispetto al passato, quindi tutti questi tagli si ripercuoteranno essenzialmente in un impoverimento della scuola italiana. Procida in tutto questo ha sentito fortissimamente, sia a livello di scuole elementari che a livello di scuole medie, di questo fatto, tanto che oggi per la prima volta si è raggiunto il 100% di adesione a questo sciopero. Sono in sciopero tutto il personale della scuola, il personale ATA, su cui poi anche qui i tagli saranno pesanti, come numero di personale addetto alla pulizia, alla manutenzione delle scuole. Poi c'è il discorso dei finanziamenti alla scuola. Quest'anno per la scuola media di Procida è arrivato zero dal Ministero, per cui noi tutte le attività, ma le cose più semplici, dalla fotocopia alla carta igienica, avremo grosse difficoltà a portare avanti, a riuscire a esaudire le minime cose per i nostri ragazzi. Professor, allora, ora per dare un quadro più completo della situazione, se possibile, c'è un po' di numeri, diciamo, in termini di insegnanti, quanti saranno perdenti posto, in termini di ATA quanto saranno perdenti posto, e quindi così diamo un quadro per capire. I numeri indubbiamente rendono molto l'idea e si arriva subito a capire perfettamente il problema. Noi adesso in questa scuola siamo 42 docenti, l'anno prossimo ce ne saranno un 25-28. Questo taglio è un numero esorbitante in una realtà. Diciamo come quella di Procida, che sono tagli che in altre situazioni farebbero fare la rivoluzione, probabilmente. Quindi, io penso che a questo noi ci arriveremo, perché questo significa che per i docenti di ruolo bisognerà andare a trovare un nuovo posto da qualche altra parte. Persone che insegnavano in questa scuola da anni
avranno necessità di fare fra poco domande di trasferimento per trovare posto da qualche altra parte. Questo si ripercuoterà. No, ma al di là dell'aspetto degli insegnanti, che in qualche modo saranno garantiti anche se fuori Procida, diventa un problema per i genitori. E prima c'era un rapporto con gli insegnanti di un certo tipo, ora con la metà ovviamente sarà diverso, i progetti saranno se non la metà, ma insomma di quella tipologia, ovvero si perderà parte di quel lavoro che la scuola media di Procida, che in questi anni ha ottenuto buoni successi, premi, ricordiamo Marinando con la Coppa del Presidente della Repubblica e altre siamo manifestazioni. Premiati a Roma, siamo stati premiati a Milano, l'anno scorso siamo stati in Sicilia con i nostri ragazzi del gruppo musicale. Con quelli di artistica, due mesi fa siamo stati premiati a Milano, quindi c'è un fermento in questa scuola. Ma al di là di tutto, questo non lo possiamo assicurare per il futuro. Quando si parla di qualità, poi in effetti di premiare la qualità, non sembra che questo sia un caso, tutto sommato. Cioè, da un lato c'è la qualità, una scuola che lavora, e viene premiata con un ridimensionamento del 50% dell'organico, quindi insomma e con finanziamenti zero in un anno, quindi insomma è il massimo probabilmente che si può avere da questo contesto, e sicuramente non è sufficiente. Quindi una battuta finale sulla quello che è oggi lo sciopero, come si estenderà, ci saranno altri momenti al di là del fatto di oggi, di questo sciopero? Oggi è un momento particolare perché noi abbiamo aderito allo sciopero della CGIL, della Gilda, anche chi non si è iscritto a questi sindacati, chi non è iscritto a nessun sindacato ha sentito il bisogno di fermarsi, di manifestare il profondo disagio. E abbiamo visto il volantinaggio, abbiamo visto gli striscioni, c'è un fermento che tocca indubbiamente il posto di lavoro, ma proprio la qualità del lavoro, la speranza di poter lavorare in qualcosa in cui ci si crede, e quindi noi per questo stiamo lottando, ma stiamo lottando insieme a tutto il movimento della scuola italiana. Momento di rivendicazioni sociali, anche Procida sente questo particolare momento che si vive l'Italia e non poteva essere diversamente, anche qui a Procida quindi uno sciopero, gli insegnanti in piazza a manifestare quelle che sono le loro esigenze e le loro rivendicazioni. Anche questa volta Procida TV era presente, Procida TV, just play for you.